Sì, salutate Fraghini. Ciao. Come sono gli occhiali stamattina? Bene? Ciao Francesco. Ciao Franci. Allora, noi abbiamo iniziato il viaggetto, abbiamo fatto colazione, un cornetto proprio che non parlavamo, però, cioè, ma come si fa a mettere la cioccolata solo a un punto del cornetto? No, la cioccolata, il vasetto. Sì, ci hanno messo il vasetto, è vero amore? Cioè, a parte, tu ne hai preso quella cioccolata? La marmellata. No, cioè, c'era proprio, ma io non lo so, veramente. L'aveva spalmata per bene su tutta la superficie del cornetto. È vero? Vabbè, comunque. Poi dici. Ci ho rifuso. Ci ho rimesso 5 euro. Ci ho rifuso. Perché mio figlio ha dimenticato il telefono sopra il tavolo. Ed è uscito. Vabbè, una persona molto gentile. Era il minimo che potessi fare. È molto gentile, c'è pure il boss, il telefono, stavamo quasi per offerto partire, la colazione. Offerto la colazione. Ma scusate, il minimo. Minimo. Che corri, con i tempi che corrono. Volevo dire. Vabbè, comunque, per fortuna, bella perché c'è il riflesso del telefono dentro le mie occhiali. Scusi la freccia, ok. Va bene, ci vediamo a frappè. Dobbiamo viaggiare. Tanto non ci vuole tanto. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Firenze! Yeah. Poi ne ha portato tanti soldi per poi comprare tante cose? No. Ma scusa, Però è una passeggiata. Vabbè. Vabbè, l'importante è passare una giornata spensierata e ci divertiamo, poi ci sono mio figlio e la fidanzata e sono ancora più felice. Quindi sono dietro i freghini. I piccioncini innamoratini. Va bene. Volevo fare vedere il trucco di stamattina, ma non so se mai vedremo. No, se ne importano, è vero, diteglielo. Ditemelo. Va bene. Ci vediamo dopo, freghine. Allora, freghine in perugino vuol dire ragazze. Va bene. Un bacione e noi ci vediamo a frappè, tanto per voi è uno schiocco di dito. Va bene, a dopo. Dopo, ciao! Una giornata spettacolare. Christian che cammina davanti, proprio ormai è preso da tutto. Sto guardando il panorama. Bellissima, veramente spettacolare. Ancora non abbiamo visto poco, Niente, però è stupenda, veramente. Che bella, bella, bella. A dopo.
ci sente. Ma sto parlando. Ah, scusa. Ma non mettere meglio. Ma già fa. Allora siamo. È stato fermo. Ma scusa. Siamo in una trattoria. Mamma mia, io ho preso la bisteccona. La Fiorentina. L'enza pigliato prima, mi mangi pure. No, io non ce la faccio a mangiare perché tu c'hai i dei pisci, non ci capite. Non si riempie. Non so. Comunque tutto a posto. Questa è una trattoria, siamo ancora. Dobbiamo aspettare. 2-3 tavoli. Allora come faccio io quello che mangiamo? Comunque è stupenda Firenze. Sì, sì, mamma mia, bellissima. Ancora non abbiamo finito, ancora dopo abbiamo giù. Ma fini, siamo a mangiare da strada. Sì, sì, che bello. Comunque è veramente stupenda. Ragazzi, ci sono città in Italia veramente che ci invidiano. Guarda, Franci, dobbiamo salutare un attimino. Ci siamo tutti. Un bacio. Ciao. Ci mano più. Che mangi? I pici. I pici. La crosta e i formaggi. Non ci capite, ma abbiamo mangiato. Vabbè, li mangio, facci sapere un appetito. Come sono. Dice mio figlio che hai preso, fregge le pappardelle al sugo di cinghiale. Possiamo notare? Buon appetito. Sul peperoncino? Stupendo. No, vabbè. Buon appetito. Andiamo, metti scuola. Vai, vai, vai. Facci sapere. Buonissimo. Ok. Noi aspettiamo il secondo, lo mangiamo insieme a loro. Tocca aspettare. Wow. È arrivato il bisteccone, guardate! Mi bocca, bici! L'ho fatto vedere! Ah, oh, ok! Allora sono andati molto light. Da posto. Buon appetito! Abbiamo tutto a posto, abbiamo mangiato. Ho fatto i muscoli. È vero! Ho fatto i muscoli, andiamo a scendere, eh? Vedilo. E niente, abbiamo mangiato tiramisù. La bistecca era buona, però ho fatto i muscoli. Non è per me, mi sono fragile. La prossima volta mi piglia il, come dire, il semolino. Vabbè, siamo a pancia piena. Cristian e il figlio sono andati via. Io e Maria Arca andiamo per conto nostro. Dai, metti sotto braccio. Comunque abbiamo abbastanza le pance, però raga, bistecca non è per me. Cioè, io ho già fatto i muscoli. Cioè, buona, sì, però troppa fatica per mangiare. Io devo mangiare cose più delicate, cioè. Come posso dire? Vabbè, ci siamo capiti. Va bene, adesso continuiamo la nostra passeggiata e vediamo. Bacione, a dopo. Saluto Maria. Ciao. Ok. Tengo sto stecchino. Ma la tua smetti con sto stecchino? È perché tengono pizzi, carne. Oddio mio. Temperatura era uguale a quella del Camerun. Che? Cosa amore? Ma è incredibile. Comunque mi manca il mio. No, sto scherzando. Comunque complimenti Firenze, sei bellissima, veramente. Sinceramente. Sono rimasta molto stupita. Adesso però si torna indietro. Mio marito voleva proseguire, ma hai capito? Va bene, va. Ci vediamo. Bravo. Penso quando si ritorna. Vabbè. Ok, Andrei. Vabbè, dove ci beviamo il gelato? Ci beviamo un bel gelatino. Ma ci facciamo il tiramisù buonissimo. Proprio che non gelato alla frutta, la frutta. Va bene, ci vediamo dopo. Arrivederci.
mi sono messa la maglia perché sentivo un po' freddo, dato che la casa è stata chiusa. Fa più freddo dentro casa che fuori. Non cominciate a mettere a ranocchio, rilassati. Fa più freddo in casa che fuori. Comunque, allora, questa giornata è stata bellissima. Firenze veramente stupenda. Stupenda. Cioè, veramente, ci abbiamo... delle città che veramente penso che veramente. Ci possono invidiare veramente veramente no stupendo è bellissima la davo veramente la stanchezza poi oh, siamo stanchi, mamma mia. No. Comunque abbiamo mangiato anche bene, devo dire la verità, però la bistecca, come si chiama, la bistecca veronese, ma perché tu sei abituata? Ma non è che non sono abituata, c'è volevo... come posso dire, è un po' faticata a mangiare, cioè ho fatto i muscoli e qui a... tira via un brodino, mamma mia, dopo mi ha spiato il bello tiramisù, era buonissimo. Comunque Firenze stupenda, giornata di sole, c'è la gente che stupenda. Io penso che a casa non c'era nessuno a Firenze, erano tutti in giro. Stupendo. Ma veramente, mamma mia, che abbiamo bella. Mangiato bene, abbiamo mangiato, sì sì, anche mia figlia ha fatto anche qualche acquisto. Vabbè, io non ho scattato niente. Ma i negozi ci siamo andati, però a parte che non si può, cioè, in queste giornate così non si può fare lo shopping, perché dentro i negozi non potete proprio, cioè no. Vabbè, però, che potete immaginare quello che... Andavamo a Firenze a fare shopping, no, noi dobbiamo vedere la città. Sì, sì. Stupenda. Poi, no, veramente bella, veramente. Ok. Allora. Dopo sta giornata, comunque abbiamo camminato, eh. I piedi ancora bollono. Vogliamo fare dei saluti, yeah! Quando mi dicono ma mi saluti, che poi oggi stavamo a Firenze e avevamo messo il vlog e ci arrivavano tutte le notifiche, tutte le cose che ci dite, stupendo. Infatti io sono siamo arrivati da poco, mi sono messa un attimo con calma, mi sono letta tutti i commenti perché io ci teniamo più che altro, lui li legge anche lui, cioè lui li legge dal telefono suo e dal mio. E ci tenevo ovviamente a rispondere, infatti a qualcuno gli ho detto che siamo arrivati da poco e che Firenze è stata bellissima, quindi ho visto che alcune persone volevano essere salutate, quindi adesso vi salutiamo. Vai, prima tu. Inizio io, dai. Allora salutiamo Simona Tonazzo, un bacione e grazie. Tocca a me. Tocca a te. Allora io invece voglio salutare da Cuneo Elisa P. Ciao Elisa! Un bacione questo. Allora, io voglio salutare Daniela Gitto. Pensa che si è iscritta quando eravamo in 200. Quindi veramente con grande piacere. Anche alla sua amica c'era scritta Katia Vitt. Che se non erro ci segue su Instagram, sì, e ci segue, ha fatto iscrivere anche lei. Quindi veramente grazie di cuore Daniela Gitto, un bacione grande a te e alla tua amica, grazie mille, veramente grazie. E poi come ultima persona Grazia Cappello, un bacione. Comunque visto che ci hanno detto pure che non annoiamo, quindi stai tranquillo quando cucini. No vabbè, perché lui si caidra con... poi a lungo poi capito, dice che possiamo annoiare, hanno detto che non si annoiano, vabbè. Ridono con noi e questo ci fa molto piacere perché credeteci, ci ridiamo pure noi. È vero quindi veramente grazie. Scusate se sono un poco... No, sta tutto trambiato. Però vi dico la verità. No, è stanco. Io ho guidato, ho fatto il viaggio andata e ritorno. Poi lì abbiamo camminato tantissimo, abbiamo fatto tante di cose. Sinceramente sono un umano anch'io, sono leggermente stanco. Sì, sì. E allora si vede anche dagli occhietti. Io adesso mi vado a lavare, a struccare e poi... ci ricarichiamo. Magari ricaricare a qua. A dormire, napoletana a cuccare vuol dire a dormire. Va bene, allora se questo video vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va, non si paga niente, si paga qualcosa. No, ancora per poco. Perché avevamo intenzione di mettere la famosa email. Okay, ve la ripeto. ripeti questa email. Cristian, datemi una cosa esordio @alice.it. Se volete contribuire a questo periodo leggermente cupo, non c'è proprio fatte capace, l'acqua è poca, va proprio lunga legge. Scherzo, che i soldi non fanno felici e non serve a niente. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Perché lì siamo attivi, siamo più siamo più
Va bene, un bacione e ci vediamo al prossimo video. Bacione, un bacione grande, 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 grazie sempre. Grazie per i messaggi e mi raccomando, vai mattina quando entrate al bar a fare colazione, prima di dire un cornetto, un cappuccino, un caffè, devi dire, ma tu la segui a Juicy Blues? Se ti dicono sì, prendi il caffè, cornetto. Se ti dicono no, desisti, vai al bar. Ciao, bacio forte.